Vasta operazione antimafia dei carabinieri di Palermo che hanno decimato il nuovo organigramma del mandamento mafioso di Porta Nuova. Una trentina le persone tratte in arresto. Nello stesso contesto sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Nuovi guai per Fabrizio Miccoli. Anche uno degli arrestati della nuova operazione dei carabinieri risulta fra gli amici dell'ex capitano Rosanero. Nel profilo di Giacomo Pampillonia campeggiano ancora le fotografie scattate a casa sua, ospite proprio Miccoli. Tutti contro il presidente della regione, Rosario Crocetta, PDL, MPA e Lista Musumeci annunciano una mozione di censura per il mancato utilizzo dei fondi comunitari e per la politica di immobilismo e subito piovono adesioni. Critiche al governo dai grillini e anche dalla maggioranza con il renziano Ferrandelli che si dichiara pronto a firmare se serve ai siciliani. Riunione etnea per la giunta Crocetta che si è data appuntamento a Palazzo degli Elefanti per ascoltare in seduta congiunta i grandi temi della città di Catania. Con questa riunione si dà il via ad una serie di giunte itineranti, annuncia il presidente della regione, che si svolgeranno in città piccole, medie e grandi dell'isola. Al via le demolizioni delle case pericolanti della zona colpita dalla frana del 2005 a Naro, in provincia di Agrigento. Dopo la messa in sicurezza, dice l'assessore regionale al territorio Mariella Lobello, bisognerà avviare il recupero delle aree. A rischio tracollo l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Le casse sono vuote e non arrivano più soldi da regione, provincia e comune. Il Politeama è sommerso dai debiti. Secondo fonti sindacali sono circa 10 milioni i crediti che la Serit tenterebbe nei confronti del teatro. A questi si devono aggiungere 2 milioni del 2012. Per quest'anno la regione ha stanziato circa 8,7 milioni, ma per le varie attività teatrali ne servono almeno 12. 156 orchestrali a rischio, mentre le maestranze protestano sul tetto del teatro. Palermo si candida a capitale europea dello sport in vista del 2016. Presentato alla stampa della città dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente del CONI Giovanni Caramazza, il logo della candidatura. Dopo aver potenziato l'attacco e la tre quarti, il Palermo di Gennaro Gattuso vuole migliorare anche la fase difensiva e il centrocampo. È già dei rosanero il difensore proveniente dal Siena Claudio Terzi, mentre a un passo dalla squadra l'esterno svizzero Zuber. Salvatore Aronica non rientrerebbe più nei piani della società. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.